oggi un concerto in ospedale, l'iniziativa si chiama Musica in Corsia, ospedali sempre più aperti a novità che vanno un po' a favore anche del paziente. Sì, un'iniziativa alla quale abbiamo aderito volentieri, con entusiasmo, che nasce molti anni fa nell'ospedale di Treviso. L'abbiamo già fatta a Portogruaro e questa sera qui a San Donà. È un momento, sì, per portare un po' di musica e quindi di arte all'interno di una struttura dove i sanitari hanno la loro arte, che è quella della medicina. Ma crediamo che per i pazienti e anche per gli operatori anche la musica possa essere un momento, diciamo, che può dare sollievo e in qualche modo anche un momento di spensieratezza in un contesto dove normalmente si viene per curarsi. Quindi un'iniziativa dedicata in questo caso pazienti e personale. Sì, a tutti coloro, anche i visitatori o le persone di passaggio, oltre che ovviamente pazienti e operatori che abbiano piacere di ascoltare un'ora di buona musica, tra l'altro con professionisti di altissimo livello professionale. Una musica in corsia, un'iniziativa che parte da lontano, arriva a Luis 4. Ci spiega come nasce questa idea? Ma allora, questo progetto nasce 25 anni fa per opera di Domenico Stellini, che fu un ex direttore generale dell'azienda, prima ancora San Donà di Piave, che era ancora l'ULS 10 Veneto Orientale, e poi a Treviso come direttore generale dell'ULS 9 di Treviso. Questo progetto è scritto 25 anni fa, e la cui finalità è quella di puntare all'umanizzazione del paziente e quindi alla crescita umana del paziente e della salute nel decorso della degenza. Ricorre quest'anno il 25esimo anno di questo progetto. Noi, in collaborazione anche con la Regione Veneto, l'Assessorato alla Sanità, abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario organizzando un ciclo di concerti in tutti gli ospedali della Regione Veneto. Il vostro repertorio, una curiosità, è studiato appositamente per gli ospedali, e quale tipo di musica proponete? Allora, in ogni ospedale il repertorio è diversificato. Abbiamo volutamente deciso di creare degli eventi che siano a tema, e quindi in un ospedale possiamo trovare il quartetto d'archi che esegue un repertorio, in un altro ospedale, come nel caso di oggi, troviamo un duo di cantanti. Che interpreteranno un gala lirico dedicato all'opera lirica. Il programma di oggi sarà rivolto ai compositori della grande musica, quindi Giacomo Puccini, dell'opera lirica, eccetera, ma non sarà solo così, perché alla fine del concerto ci sarà una sorpresa, in quanto il repertorio passerà a epoche contemporanee, quindi con ariette dedicate dall'operetta, eccetera, eccetera. Quindi diciamo anche qui un repertorio diversificato.